Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino rubino. Per quanto riguarda il filato ne ho utilizzati due diversi, uno è la Lize Angora Gold Star che è questo rosso che vedete con le micro paillette e l'altro è il New Cincilla della Mistrico Filati che invece è quello effetto pelliccia che ho usato per poter realizzare sia il collo che i bordi delle mani. Vi dico già che questa taglia è una taglia SM, quindi anche per una 42/44 come misure va bene perché vedete mi va largo, anche le braccia sono larghe, quindi non l'ho fatto aderente. Vi dico già che per la mia taglia io ho utilizzato tre gomitoli dell'Angola Star e un gomitolo solo del mio Cincilla. Per una taglia M, un gomitolo solo di New Cincilla va comunque bene e anche per una taglia L, mentre per quanto riguarda il filato, per una taglia M comprate almeno 4 gomitoli, per una taglia L 5, per una taglia XL 6 gomitoli. Detto ciò, scusate, e ho utilizzato due uncinetti, quello del 3,5 per realizzare la maglia e quello del 6, ma io vi consiglio anche a chi non è abituato a lavorare questo filato di utilizzare l'8 per poter realizzare appunto il collo e le maniche. I punti che ho utilizzato sono semplicissimi, si parte dal basso e si realizza prima questo punto molto più grosso, se così vogliamo definirlo, però semplicissimo perché sono tre giri che vanno sempre ripetuti, mentre per la parte in alto e le maniche ho optato per un semplice giro di ventagli, che qui sono giri di avanti e indietro, qui sono giri di tutto tondo, quindi un punto molto semplice perché volevo che fosse filato a dar risalto alla maglia. Naturalmente voi la potete fare più lunga, più corta, tipo un vestito, e le maniche stessa cosa, più lunghe, ancora un po' più lunghe, ma non penso perché questa lunghezza va benissimo, un po' più corte a tre quarti, come preferite. E anche il collo, se utilizzate l'uncinetto del numero 8, potete farlo molto più pomposo e molto più largo. Io invece volevo una cosa rigida in modo da poterlo indossare sotto un bel cappotto, quindi poi il cappotto senza collo esce il collo del mio maglioncino e anche alle maniche uscirebbe scusate, il polsino, quindi è una cosa molto chic, molto particolare. Detto ciò, spero che anche questo mio video, questa mia creazione vi piaccia e se è così mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare e se avete acquistato il mio stesso filato sul sito web Incentando con i Filati, di cui della Lize trovate quattro colori diversi, tra cui anche un panna e un nero veramente carini e anche la Lize e anche il mio Cincilla e di questi troverete veramente tanti colori, sia a come ce l'ho io in questo momento, quindi un colore a tinta nita sia colori sfumati, e quindi se avete acquistato questo filato sul sito Incentando con i Filati o presso la merceria Coleti potete taggarci o sulla pagina Facebook Merceria Coleti oppure su Instagram dove ci troverete come Incentando con i Filati oppure come Elsa Faccio. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maglioncino, io ho deciso di utilizzare il filato della Lize Angora Gold Star, che sarebbe il filato con le micro paillette. Io ho optato per questo colore rosso e lavorerò con l'uncinetto 3,5 tutta la maglia con questo filato, ma il bordino lo andrò a, del collo, il collo me, lo andrò a fare con il filato della Mistrico Filati New Cincilla, ossia quello effetto pelliccia colore rosso. Allora, io ho montato 155 catenelle e lavorerò con un 103,5. Scusatemi, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5. 155 catenelle sono abbastanza per la mia taglia, infatti questa volta non voglio fare un maglioncino aderente, ma lo voglio bello morbido addosso. Per una taglia M, secondo me, andare a mettere 4-5 motivi in più bastano. Per una taglia L andrei a mettere 10 motivi in più. Per una taglia XL andrei a montare 12, se non anche 14 maglie in più. Questo se lo volete bello largo e comodo come il mio. Naturalmente tenete presente di misurare sempre la circonferenza o dei fianchi o del seno, dipende da cosa avete più grande e da lì in base alla vostra circonferenza andare a montare le catenelle, tenendo presente che la lavorazione si andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 5. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi una, due, tre.
prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Prendo il filo, salto 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e ricomincio da capo, quindi vado a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Prendo il filo, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nella quinta catenella e realizzo 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2. Prendo il filo, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare anche il primo giro e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella iniziale, che equivaleva alla mia prima maglia alta. Secondo giro, il secondo giro è uguale al primo. Andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci nell'archetto di 2 catenelle e a questo punto realizziamo di nuovo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Prendo il filo e ricomincio da capo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, prendo il filo e ricomincio da capo, un'ultima volta insieme, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, e 2. Continuo così per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione. Vado dove ho fatto al primo giro, dove ho tra le due i due ventagli di maglie alte, quindi vedete, salto il secondo giro, vado dove ho il primo giro e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione e di nuovo vado dove ho il primo giro, entro tra i due magli, tra i due gruppi di ventagli e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione e ricomincio, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2,
catenella di separazione, vado nel primo giro tra le due ventagli e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo e ultimo giro. Allora, ho terminato il mio terzo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Non vi preoccupate se vedete che le punte si abbassano, è normalissimo, è il punto che viene realizzato così. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, però alla fine è molto semplice, ma ve lo faccio rivedere un attimo. Noi andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, una e 2, e poi andiamo direttamente dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle successive, andiamo a fare di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte. Quindi stiamo rifacendo il primo giro. I giri da rifare sono 3. Arriviamo allo scalfo e a quel punto vi dirò come divide la parte dietro dalla parte avanti. Cambieremo punto e andremo a fare un altro punto per la parte superiore per le maniche. Allora, ho ripetuto il motivo per 13 volte, quindi dal basso per andare in alto ho ripetuto i 3 giri per un totale di 13 volte. Adesso bisogna andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a contare i miei motivi in orizzontale e ne ho un totale di 31. Quindi che ho fatto? Ne ho messi 15 dietro e 16 sul davanti. Ricordo sempre che quando avete un motivo di numeri dispari, quello dispari va sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia stringerà meno. Una volta messi i marcatori, io il marcatore l'ho messo nella maglia bassa prima del mio del mio primo motivo, e l'altro l'ho messo dopo il 16esimo, perché io davanti ne ho, come ho detto, ne ho 15, ne ho 16, mentre dietro ne ho 15. E adesso possiamo andare a fare il nostro secondo motivo, che è semplicissimo, perché si tratta di ripetere sempre il primo giro che abbiamo il secondo giro. Comunque si tratta di andare a ripetere sempre il primo giro che abbiamo ripetuto anche durante il motivo di sotto. Quindi, lavorando sempre con l'uncinetto il numero 3, andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Prendo il filo, vado direttamente dove ho l'archetto di 2 catenelle successive e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Continuo così fino alla fine del giro e poi vi faccio rivedere come andare a rifarlo, quindi per terminare il primo e rifare poi il secondo, che è uguale al primo. Rifaremo il primo fino all'altezza delle spalle. Ho terminato il primo giro, vedete, sono arrivata dove ho il secondo marcatore, quindi non faccio altro che girare la lavorazione, andare a fare delle maglie bassissime e tornare di nuovo a fare i miei ventagli nei ventagli sotto. Quindi di nuovo 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte. Quindi continuo sempre lo stesso giro, però come vi dicevo non vado più a fare poi il terzo giro come facciamo prima, ma continuo sempre questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle. E vi dirò quanti giri ho fatto, farò lo stesso numero di giri anche dietro e poi andremo a fare le maniche. Allora, ho ripetuto il giro per 11 volte, sia avanti che dietro, e adesso sono andata a cucire le spalle. Per cucire le spalle ho cucito 3 dei ventagli più metà del quarto, e ho fatto la stessa cosa qui, in modo da lasciare bello largo il collo, in quanto io poi andrò a lavorare sopra per fare il collo alto e bello pomposo, mettiamola così. Però adesso andremo a fare le maniche, quindi ripeto, ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi il giro 11 volte sia avanti che dietro, e sono andata a cucire per 3 ventagli più metà del quarto da entrambe le parti.
Per realizzare la manica continuerò a lavorare sempre con uncinetto 3,5 e andrò a fare lo stesso motivo del sopra, quindi ventagli, in modo tale da avere questa parte più forata, così se vogliamo dire più punto più grosso sotto, ma sopra e sulle maniche avere soltanto il giro delle dei ventagli. Allora mi aggancio sotto dove ho la maglia bassa qui e vado a fare il mio primo ventaglio, quindi entro dentro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2, salto. Vediamo, vedete, spuntano questi, abbiamo queste puntine qui, salto la prima puntina, vado nella seconda e vado direttamente a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Ancora salto 2 punte, cioè salto una punta, una, entro nella seconda e di nuovo da fare il mio ventaglio. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il giro. Alla fine vi dirò quanti ventagli ho e naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare fino alla fine. A me dovrebbe arrivare fino al polso. Sto facendo i ventagli facendo una sola catenella e non 2 per stringere un po' la lavorazione, ma se non, voi non dovete stringerla, continuate a fare 2 catenelle nel ventaglio. Sto terminando il primo giro, ho fatto quindi l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Io ho un totale di 12 ventagli e ricomincio a fare lo stesso giro, quindi con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare le mie 2 maglie alte, la catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. E ricomincio, quindi io andrò a fare questo giro per tutta la lunghezza della manica, vi dirò alla fine quanto abbiamo fatto, quanto mi è venuta lunga, e poi andremo a fare il collo. Allora ho terminato la manica, ho ripetuto il giro per 30 volte, quindi sempre lo stesso giro per 30 volte, e sono arrivata all'altezza del polso. Adesso andrò a fare l'altra manica identica, quindi monterò sempre 12 ventagli e farò 38 volte il giro, e poi vi farò vedere come fare il collo. Per fare il collo io utilizzerò il filato della Mistrico Filati New Cincilla. Il colore che ho scelto io è il 19, che è questo rosso, quindi che si abbina al mio colore rosso, anche se è di una tonalità differente, ma va benissimo. E lavorerò con un cento in numero 6. In realtà il New Cincilla dovrebbe essere lavorato con un cento più grande, ma non riuscirei poi ad entrare con un cento più grande negli archetti, quindi il 6 per adesso va benissimo. Poi altri giri, quelli superiori, potrei usare l'8 se col 6 non mi trovassi a lavorare, ma secondo me riesco a lavorare tranquillamente anche col 6. Quindi ci agganciamo dove abbiamo qui uno dei ventagli liberi, quindi entro dove ho l'archetto di 2 catenelle, prendo il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 e 3, prendo il filo, vado tra i due archetti, tra i due ventagli, e vado a fare una maglia alta. Vado dove ho il ventaglio, entro nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo vado a fare una maglia alta. E continuo così, maglia alta tra i due ventagli, maglia alta all'interno del ventaglio. Continuo a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso andremo a fare un giro di maglie alte sopra ogni maglia alta. Allora mi raccomando, la pelliccia non si vede benissimo e quindi le archette, quindi toccate quando andate con le dita, vedete io qui tocco, sento che ho una catenella, cioè ho la maglia alta, quindi posso andare a fare la mia maglia alta anche qui. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva, tocco, mi infilo e vado a fare una maglia alta. Ancora vado nella maglia alta successiva,
tocco, sento dov'è la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta. È un po' difficile, soprattutto per le inesperte all'inizio, lavorare con questo tipo di filato, ma posso assicurarvi che alla fine, andando sempre toccando e quindi facendo sempre la maglia alta sopra la maglia alta, vi risulterà facile, prendendoci bene la mano. Quindi qui ho l'altra maglia alta e vado a fare la maglia alta. Bene, io continuerò così, facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi dirò alla fine quanti giri ho fatti, ma penso che farò molti giri perché voglio un collo molto pomposo e molto alto. Alla fine ho fatto 4 giri di maglie alte, quindi vedete, è venuto un bel collo alto. E poi ho rifinito, ho deciso di rifinire anche le maniche facendo sempre 2 giri di maglie alte e andando a fare sempre una maglia alta all'interno del ventaglio, una maglia alta tra i ventagli. Quindi ho fatto la stessa cosa da entrambi i lati, quindi 4 giri e 2 giri.